50 e più, un sistema associativo e di servizi nato all'interno di Confcommercio già da 20, 45 anni, e tra i suoi obiettivi si pone quello di seguire attraverso il rilascio di servizi gli aspetti pensionistici e fiscali dei propri associati, non trascurando però il loro benessere psicofisico. Quindi fornisce loro anche un supporto, un'assistenza da parte dell'intero staff dell'associazione per fargli vivere una vita migliore, specialmente nella loro Silver Age. Con questa prospettiva, per cercare di avere con loro un contatto e mantenere viva anche la relazione tra l'associazione e i suoi componenti, abbiamo deciso di produrre dei programmi TV con l'idea appunto di superare l'impossibilità di incontrarsi fisicamente, impossibilità, come dicevo, generata dalla pandemia. Quindi il consiglio di amministrazione di 50 e più della provincia di Pesaro Urbino ha prodotto una serie di programmi che appunto sto ora presentandosi in collaborazione con Rossini TV, e programmi che sono stati realizzati grazie al consigliere Marcello Mammini e alla vicepresidente vicario della nostra associazione provinciale Patrizia Caini. Il nome di questo programma è Generazione Silver, e già da questo si capisce qual è il nostro intento. Noi vogliamo trattare e dibattere argomenti che riguardano la generazione Silver, cioè tutto quello che succede dopo i 50 anni, nell'ultima parte della vita delle persone, che è comunque per noi molto ricca di grande valore. Non per niente ci chiamiamo 50 più, e questo ci definisce già. Questo programma avrà più o meno 4 punti in cui si articolerà. Inizierà con la lettura di alcune notizie che riguardano gli over 50, e saranno notizie relative all'argomento economico-sociale e anche di costume. Notizie quindi che appunto sicuramente saranno di interesse per tutti quelli della Silver Age. Proseguiamo poi dando spazio alla rubrica Dottore mi dica, che il nutrizionista clinico Davide Schembri terrà, nel corso della quale verranno affrontate tematiche particolarmente care al mondo della terza età. Poi successivamente, nel proseguo del programma, si andrà alla ricerca di personaggi noti e meno noti della nostra provincia, e ci saranno interviste specifiche su esperienze di vita in diversi ambienti tipici, dove ogni persona appunto della Silver Age si potrà rivedere. Termineremo il programma affrontando gli aspetti tecnici di rilevanza fiscale e sindacale che riguardano un po' tutte le persone che sono in pensione o tutti quelli che saranno in procinto di lasciare il lavoro. Tutto questo sarà fatto con l'aiuto del nostro coordinatore regionale Roberto Paoletti e dalla nostra responsabile locale Cristiana Borficchia. Spero che questa presentazione della nostra iniziativa possa aver invogliato a seguire tutti i nostri programmi, e concludo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di queste attività, in particolare i consiglieri Marcello Mammini, Patrizia Caini, Maurizio Tonelli e Mauro Lancia. E un particolare ringraziamento anche alla signora Annalisa Ballarini di Confcommercio, che si è apprestato la sua attività come speaker. Un saluto a tutti e arrivederci a presto su Rossini TV. Contro un mondo sordo al canto della libertà.